Presidente, da poco è entrato in vigore il Jobs Act, la nuova normativa sul lavoro. La Premier Renzi ha detto che con questo ci saranno più assunzioni e meno licenziamenti. Si prevede, insomma, che ci sia un aumento di posti di lavoro. Qui in Lombardia, secondo lei, quale effetto potrebbe avere? Ma il presidente Renzi anche con questo provvedimento certifica la lontananza dal mondo reale. Noi che dal tavolo Commissione Quarta, Commissione Occupazione, abbiamo la fortuna e ahimè alcune volte anche la sfortuna di toccare con mano i veri problemi del lavoro, quindi diverse giornate vengono proprio dedicate alle crisi occupazionali, agli incontri con i lavoratori, col sindacato, con le aziende. Ci accorgiamo che il provvedimento messo in campo dal governo Renzi è un provvedimento inutile, è un provvedimento anzi che peggiorerà la situazione e non migliorerà. Ma perché? Perché è un provvedimento che facilita i licenziamenti e non mette in campo azioni importanti per creare posti di lavoro. Oggi cosa serve alle imprese italiane? Ridurre la pressione fiscale. Questo è un tema importante, cioè fare in modo che la pressione fiscale ritorni ad essere quella degli anni 75, quando sono nato, cioè una pressione fiscale la metà di quella attuale. Noi dobbiamo arrivare a ridurre questo problema ai nostri imprenditori. Due, creare opportunità perché gli imprenditori possano produrre, possano avere mercato. Solo grazie alla possibilità di aver mercato un imprenditore può assumere. E qui servono due azioni importanti. La prima è ritornare a una sovranità monetaria, quindi consentire al fatto che l'Italia possa avere una propria moneta e possa stare competitiva nei mercati europei. La seconda è quella, ad esempio, che in Lombardia si è fatta, quella di comprare brevetti lombardi, di comprare brevetti italiani, perché grazie a quel brevetto affidato alle imprese, affidato ai nostri giovani, affidato alle start-up, si può fare impresa. Se io aiuto un giovane imprenditore o un'impresa del mio territorio a produrre un prodotto grazie al brevetto che ha mercato, io grazie a quella nuova produzione, grazie a quella nuova azienda, posso creare posti di lavoro. Una legge che invece, come quella appunto del Job Act, che punta solo ed esclusivamente a facilitare i licenziamenti, per ovvi motivi non può creare nuovi posti di lavoro. Renzi spera nella provvidenza, spera che la provvidenza possa premiare una cattiva legge, ma purtroppo temo che la provvidenza non potrà aiutare i nostri lavoratori, né lombardi né italiani. Servono azioni concrete, ne ho citate due: la valorizzazione dei brevetti e la sovranità monetaria.